Allora, in questa ottava tornata dell'87° anno accademico della Camerata dei Poeti, abbiamo il piacere di avere qui tra noi la Anna Bellini, una poetessa ben nota, ma anche una scrittrice affermata, con una scrittura a largo raggio che va dal racconto ai libri per ragazzi, al romanzo. Ma è anche una pregevole artista nel campo della pittura ed è anche un medico, ha la professione di medico a Verona, giusto? Anna Bellini è già molto conosciuta a Firenze perché è venuta diverse volte, ha presentato i suoi libri, tra l'altro anche Le Giubbe Rosse. E quindi stasera abbiamo veramente il piacere di presentarla qui alla Camerata dei Poeti. Vorrei chiedere ad Anna Bellini un po' il suo percorso di scrittura. Stasera presentiamo un libro di poesie intitolato Di me stessa Musa, però vorrei che lei brevemente mi desse un'indicazione sul suo percorso di scrittura, magari su quello che intenderà fare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, insomma, nel tempo che verrà, anche brevemente. Grazie. Grazie Carmelo per l'invito. Io a Firenze ci vengo sempre molto volentieri, ormai da anni, anzi ho cominciato molti anni prima della parte artistica perché ho cominciato la specialità, l'ho cominciata a Firenze, poi mi sono avvicinata a Bologna, però insomma Firenze ho cominciato a frequentarlo all'epoca dei 23-24 anni. Io comincio pubblicando libri per ragazzi e questo non vuol dire che io comincio scrivendo libri per ragazzi, io comincio scrivendo poesie, però le prime cose pubblicate sono stati i libri per ragazzi. I libri per ragazzi a me sono piaciuti, mi hanno divertito e soprattutto perché mi hanno permesso di lavorare con i ragazzi nelle scuole, di proporli, di discutere con loro, di inventare altri libri. Ho proseguito poi con i romanzi per adulti e poi finalmente sono approdata a pubblicare poesia. Questa è l'ultima raccolta a cui sono molto affezionata perché appunto il titolo di Me stessa Musa vuol dire che io sono l'unico riferimento delle poesie che in genere si scrivono dedicandole a qualcun altro, ma sono tutto un percorso personale, filosofico, di riflessione, di spunti, ma che hanno me al centro di questa produzione. Ecco. E in programmi futuri dovrebbe uscire tipo per l'autunno, un romanzo creato partendo da una storia dell'ambulatorio, per cui per la prima volta tiro dentro il mestiere di medico nella letteratura, si intitola Gli occhi delle farfalle, è un romanzo che ha vinto il primo premio a Napoli e quindi spero che a breve esca e poi spero di ripresentarvelo qua. Bene, dimenticavo di dire che tu sei. Fai anche, scrivi commedie per il teatro, fai teatro, non so. Io non scrivo commedie, io recito commedie. In genere questa è stata la mia prima arte magica, cominciata ancora negli anni Ottanta. Ho recitato in Italia, ho recitato all'estero, continuo a recitare. Sabato recito al Vittoriale a Gardone, una commedia storica su D'Annunzio, sull'impresa di D'Annunzio a Fiume. Basta. Bene. Bene. Complimenti, ti ringrazio.